Bella a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo un nuovo tipo di carte, apriremo le Match Attacks, Trading Cards, sono le carte della Champions League, come potete vedere qua. E praticamente sappiamo che già da un paio d'anni la Panini ha perso i diritti sulla Champions League, acquistati dalla Topps, come riuscirete a vedere qua. Dalla Topps, e dunque che produce anche altri tipi di carte, ad esempio le Force Attacks. Ho visto hanno prodotto le carte riguardo al nuovo film di Star Wars Rogue One e hanno fatto parecchie carte, ma diciamo lo stile è simile se non quasi uguale alle Adrenaline. Dunque, ho trovato in edicola questo blister, questo pacco da 5 bustine al prezzo di 3,50 euro, dunque ho anche risparmiato qualcosina, che fa sempre piacere. Direi dunque di andare ad aprire il pacco. Non ho mai comprato Adrenaline, né Match Attacks, perché quando ho collezionato carte dei calciatori ho sempre preso le figurine adesive. Penso ragazzi che mi possa servire una forbice. Ok, eccoci qua, muniti di forbici perché sto avendo qualche difficoltà ad aprirlo, quindi andiamo giù di forbice. Ok, eccoci qua. Ecco qui il contenuto, c'è un po' di ordine. Allora, abbiamo qui i nostri 5 pacchetti. L'artwork è sempre lo stesso, abbiamo 5 giocatori, abbiamo Agüero, Lewandowski, Royce, Messi e Cristiano Ronaldo. E un po' il retro della busta. Eccola qua. Come potete vedere, vediamo un po' di rarità. Allora, ci sono 273 carte base, 21 Away Goals. Poi, vabbè, è scritto tutto in inglese, quindi è abbastanza difficile da capire. Ci sono 5 Gold Limited Edition Cards, una ogni 400 pacchetti. Ci sono anche le Silver Limited Edition, le Bronze Limited Edition, le carte Winners, 17 Winners, ovvero carte del Real Madrid, uno ogni 5 pacchetti. Uno ogni 6 pacchetti si possono trovare i Man of the Match. Gold Kings, uno ogni 4 pacchetti. Dunque, questa collezione, vabbè, questa busta contiene 6 carte. E si può giocare anche online sul sito topsfootball.com. Facciamo vedere anche il cartoncino, molto 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 semplice. Ed eccolo qua. Contiene 30 card, inizia subito la tua collezione ufficiale. Prezzo speciale a 3,50 euro. Dunque, io direi di partire subito con lo spacchettamento. Partiamo con la prima busta. Mamma mia, da quanto non apro buste così? Sto aprendo sempre carte dei calciatori, dunque buste in carte, quindi queste qui plastificate mi fanno un po' strano. Vediamo se si possono aprire così, sì. Ok, l'apriamo così. Cercherò comunque di tenermi una busta. Questo dovrebbe essere un codice. Ed è un codice che magari non vi faccio vedere. Eccolo qua. Partiamo dunque con i giocatori. Ok, la prima carta è Denis Suarez. Oddio, molto belle queste carte. Si sente il rilievo, plastificate, bellissime. Vediamo dunque 74 di speed, 36 di tackle, 50 di power, 62 di tiro, 75 di skill, 79 di passaggio, per un totale rising star, per un totale di 36 di difesa e 73 di attacco. Bella carta. Procediamo con un giocatore del Club Bruges, Lior Refailov. Oh, Laurent Koscielny, bel giocatore questo. 85 di difesa e 42 di attacco, con 86 di tackle e 82 di potenza. Tra l'altro qui c'è anche il valore del giocatore, anche se penso che Koscielny valga un po' più di 7 milioni. Abbiamo Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Eccolo qua. Belle statistiche per lui, anche se cioè, 75 di attacco penso sia un po' poco. Vediamo un po' la prossima carta, Leonardo Bonucci, un italiano, vedo qualcosa che sbrilluccica dietro, ed è un giocatore. Comunque Leonardo Bonucci, 89 di difesa, 88 di tackle, 84 di potenza, fortissimo. Mentre l'ultima carta è una carta,
girata, 71 di difesa, 60 d'attacco. Ah, midfield duo, quindi un duo di centrocampo, bellissima questa olografia. Timmy Simons e Claudemir. Non sono fortissimi questi giocatori, ma bella carta, bella carta. Vediamo un po' il retro delle carte. Ci viene appunto segnato il ruolo. Midfielder, ovviamente centrocampista, centrocampista, difensore, centrocampista, difensore e centrocampista. Non abbiamo ancora trovato un attaccante. Ragazzi, dato che quest'anno ovviamente il Napoli è in Champions, come ben saprete, spero almeno in una carta del Napoli. Comunque si può anche giocare con queste carte come le Adrenaline, quindi potremmo portare a Simone una bella partita. Ok, queste sono le prime 6 carte di oggi, le mettiamo qua. Partirei dunque con il secondo pacchetto di oggi. Vorrei cercare di tenermene uno. Sono parecchio difficili da aprire qui. Proviamo a tagliarlo, magari per conservarmi il pacchetto. Ok. Comunque, ragazzi, purtroppo le Adrenaline della Serie A non si trovano più in edicola, perché sennò avrei potuto portato tante, tante aperture anche di Adrenaline. Ok. Bustiamo. Oh, abbiamo giocatore del Borussia, ma partiamo con ordine. Abbiamo Patrice Evra della Juventus, 76 di difesa, un bel 81 di tackle, vedo qualcosa che sbrilluccica alla fine. Abbiamo Seydou Doumbia, giocatore del Basel. Procediamo con la carta girata. Dunque giriamo. Vicente Iborra del Siviglia. Carta girata ancora. Oh, Julian Weigl, questo centrocampista l'ho usato su una carriera mia di FIFA col Torino, è diventato fortissimo. Rising Star, penso che Rising Star, vediamo un po' la rarità di questo Rising Star, se c'è. Vediamo un po', Rising Star, una ogni 3,2 pacchetti. Vabbè, quindi sono facilissime da trovare. Ok, procediamo con la prossima carta, che è... Oh, è un'olografica. Ed è lo stemma dell'Olympique Lione. Bello comunque, sono ben fatte queste carte, ragazzi. Sono davvero molto belle. Abbiamo una carta... Oh mio Dio! Aubameyang! Silver Limited Edition, ragazzi! Una Silver Limited Edition! Che rarità! Ragazzi, una ogni 200 pacchetti! Una ogni 200 pacchetti, ragazzi! Una carta che si trova ogni 200 pacchetti! E anche il rilievo! È bellissima questa carta! Pierre-Emerick Aubameyang, 91 di attacco! Fortissimo, una Silver Limited Edition! Straordinario, 96 di velocità, 88 di tiro, 82 di skill! Una limited edition al secondo pacchetto, se ne trova una ogni 200 bustine. Una ogni 200 bustine. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo, ragazzi. Subito così, con una limited edition. È silver, non è né gold, ma neanche bronzo. Quindi anche buono, un giocatore che adoro, Aubameyang. Straordinario. Straordinario. Ok, via, questo è un codice. Abbiamo Locadia del PSV, giocatore abbastanza scarsino. Spero in qualcuno del Napoli, ragazzi. Almeno uno del Napoli, spero di trovarlo. Lukas Piszczek del Borussia Dortmund, carta girata. Alexander Frasson del Basel. No, aspettate. Caballero del Manchester City. Danilo Silva e Antunes. Un defensive duo. I due
ogni quanto si trovano. Vediamo un po'. No, uno ogni 4 pacchetti. Vabbè, una buona rarità. Ok. Ragazzi, questa è una carta del Real Madrid, il forward è un attaccante. Possiamo già sognare. Ragazzi, 93 di attacco. Ragazzi, 93 di attacco. Alvaro Morata, man of the match. Bellissimo, speravo in qualche attaccante più forte, ma un man of the match. 93 di attacco, è devastante questo giocatore, 91 di tiro. Mamma mia, l'olograficità è stupenda. Sembra che si muova, guardate. È bellissima questa olograficità. Straordinaria. Straordinaria olograficità. Ragazzi, che bei giocatori stiamo trovando, veramente. Che bei giocatori. Allora, voglio farvi vedere le carte più forti per riassumere. Ovviamente la Silver Limited Edition è straordinaria, anche Bonucci. Per ora abbiamo trovato queste quattro carte. Senza magari il defensive duo del Dinamo. Bonucci 89 di difesa. Alvaro Morata, man of the match, 93 in attacco. E ragazzi, Aubameyang Silver Limited Edition. È bellissima questa carta, è bellissima. Tra l'altro, in man of the match si trova uno ogni 6 pacchetti, quindi comunque una rarità abbastanza alta. Procederei col quarto pacchetto di oggi. Ok, abbiamo qui un codice. Julian Brandt, Rising Star. Quindi i Rising Star praticamente sono delle carte di giocatori comunque giovani che potrebbero quasi sicuramente diventare dei top player. Dai, uno del Napoli. Oh, William Carvalho, bello. Franco Vasquez, bella questa carta. Anche se è fatto un po' scarsino, secondo me. Vasquez è un giocatore validissimo. Ribalka. Oh, David Alaba, 88 di difesa. E abbiamo lo scudetto del Manchester City. Bellissimo anche questo. Bello. Ragazzi, queste carte zitte zitte sono davvero molto belle. Non so se farò tutta la raccolta perché sto ancora completando quella dei calciatori, ma mamma mia, bellissime carte. Sono 450, io per ora ne ho solo 30, quindi comunque non bastano 5 bustine per finire la collezione. Servirebbe comunque un grande dispendio economico, però sicuramente porteremo delle partite con il mio collega Simone, perché abbiamo trovato tantissimi bei giocatori. Non ho visto però portieri fino ad ora. E giocare senza portieri sarebbe un po' complicato. Andiamo con l'ultimo pacchetto. Peccato, sono già finite. Sono bellissime da sbustare. Molto meglio delle bustine dei calciatori. Comunque, le bustine così plastificate. Anche le carte, comunque, sono cartonate. Sono resistenti. Anche David Alaba, comunque. Speriamo in un giocatore del Napoli. Comunque, una carta abbastanza rara. Un altro attaccante del Borussia Dortmund intanto. Spero non sia un altro Aubameyang Limited Edition. Marco Piazza della Juventus. Bene, Rising Star anche lui. Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. André Horta del Benfica. Jeremy Morel del, come si chiama? L'Olympique Lione. Sergio Rie. E Aubameyang, stavolta Goal King, due Aubameyang abbiamo trovato. E anche questa olograficità è davvero molto bella. No, niente nel Napoli purtroppo, peccato. Comunque, tante bella roba. Ragazzi, una carta che si trova una volta ogni 200 bustine, cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, ma stiamo scherzando? Vediamo un po' i Goal King ogni quanto si trovano. Uno di quattro pacchetti, vabbè. No, ma la Silver Limited Edition, uno ogni 200 pacchetti. Io ne ho presi 5 così a caso per portarmi il pack opening e trovo questa roba, incredibile. Facciamovi vedere un po' i più bei top player. Eccole qua, le migliori carte di oggi. Sono Alvaro Morata, Man of the Match. Leonardo Bonucci.
Pierre-Emerick Aubameyang Silver Limited Edition, ragazzi. Silver Limited Edition con 91 d'attacco. David Alaba e anche un Aubameyang che è però un Gold King. Ovviamente meglio la Silver Limited Edition, però anche questo Gold King mi sembra davvero molto forte. Ragazzi, bei pacchetti, belle bustine. Spero che questo video possa esservi piaciuto, anche se è durato parecchio, ma volevo comunque presentarvi dettagliatamente questa collezione. Penso che sicuramente porterò altre aperture di questi blister o comunque di pacchetti di questa collezione, perché ho avuto una bella sorpresa, una sorpresa in positivo. E quindi è molto probabile che porterò anche aperture delle Adrenaline appena usciranno Adrenaline di qualche tipo. Comunque, ragazzi, io vi lascio con questa chicca che è uno di 200 pacchetti e Piero Mameyang Limited Edition Silver. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, un bel like. Iscrivetevi al nostro canale Paranormal Comics. Bella!